Un doppio appello al mondo agricolo perché sappia sfruttare i finanziamenti del prossimo piano di sviluppo rurale per potenziare la redditività, puntando su tecnologie innovative e sulla creazione di organizzazioni di produttori per aver peso sui canali di distribuzione. Alle istituzioni perché risolvano il problema irriguo con un unico, efficace servizio regionale e affrontino in modo diverso la piaga del caporalato e del lavoro nero, premiando con incentivi fiscali e finanziari le aziende in regola. Questo è il messaggio lanciato ieri a Barletta nel corso del congresso regionale della Copagri Puglia. Nella nostra regione la Confederazione dei produttori agricoli conta 41.110 tesserati, riconfermato presidente per i prossimi 4 anni Tommaso Battista. Noi chiediamo che ci sia un univoco servizio irriguo e non a macchia di leopardo così come è oggi, e garanzia di efficacia e efficienza del servizio irriguo. Oggi questo non è garantito agli agricoltori. E poi anche risolvere il problema insieme all'assessorato all'agricoltura e all'assessorato al lavoro del caporalato e del lavoro nero. Noi abbiamo sempre dato la disponibilità a collaborare per evitare che ci sia la strumentalizzazione assistita nella scorsa estate. Nel documento congressuale sono stati denunciati forti dubbi sulla gestione dell'ARIF. Non si ripristinano le condotte irrigue ferme ai primi anni 1990, ma solo nel 2015 si sono spesi 50 milioni di euro per assumere, attraverso agenzie interinali e dunque bypassando le norme di legge, personale inutile, visto che il numero dei dipendenti è abbondantemente sufficiente a garantire il servizio. Nella sua relazione il presidente Battista ha denunciato anche che gli agricoltori sono costretti a provvedere a proprie spese alle riparazioni dei danni alle condotte in prossimità dei loro terreni, compensando le spese sostenute non pagando l'acqua ricevuta per uguale importo. Nel corso del dibattito sono state sottolineate le battaglie condotte dal sindacato degli agricoltori su IMU, carburante, sicurezza per l'emergenza furti nelle campagne, piaga xylella e richiesta di risarcimenti per i produttori di barbatelle. Ai lavori è intervenuto il commissario unico dei consorzi di bonifica, Gabriele Papa Pagliardini, che ha ribaltato la logica della sospensione del pagamento dei tributi, affermando che senza entrate finanziarie gli enti non sono in grado di far fronte agli interventi di manutenzione, già a rischio la prossima stagione irrigua. Il congresso è stato concluso dal presidente nazionale della Copagri, Franco Verrascina, che ha accusato l'Unione Europea di pretendere da una parte l'abbattimento di piante che rappresentano un patrimonio dell'olivicoltura pugliese e nazionale e dall'altra di autorizzare un import massiccio di olio tunisino.